Ciao ragazzi, qui Venom. Per il video di oggi facciamo una challenge un po' speciale, ovvero questo video finirà quando il Qatar vincerà il mondiale. Quindi andremo a prendere il Qatar, a simulare il mondiale 1, 2, 3, 4, 50, 100 volte finché non riusciremo a far vincere il mondiale al Qatar. Andiamo dentro col video. Allora ragazzi, non serve che vi spiego molto, prenderemo il Qatar, inizieremo a simulare il mondiale e vedremo quante simulazioni ci vorranno per fare vincere il mondiale alla peggior squadra di questo mondiale. Il girone lo conoscete, ve lo faccio vedere solo la prima volta: Ecuador, Senegal e Olanda. Iniziamo la prima simulazione, la prima volta che il Qatar ci prova. Bah, la partenza è buona, 2-1 con l'Ecuador. Partita col Senegal, 3-1. Partita decisiva con l'Olanda per passare il girone o per uscire alla prima simulazione. Ai gironi, 4-3, mamma mia, 3 punti mi sa che non bastano. No, non bastano, serviva la vittoria. E quindi, prima simulazione, siamo fuori ai gironi. Andiamo dentro con la seconda. Secondo tentativo contro l'Ecuador, 2-1. Oh raga, con l'Ecuador vinciamo sempre. Il Qatar è gasato. Qatar, Senegal, 3-2-1. E niente, la seconda la perdiamo sempre. Quindi ancora una volta ci giochiamo tutto contro l'Olanda. Forse basta un pareggio, non lo so. Nel dubbio proviamo a vincere. Ma come facciamo a vincere con l'Olanda? No, 3-0. E quindi, indovinate un po', riniziamo. Terzo tentativo. Terzo tentativo, Qatar, Ecuador. Questa la vinciamo. Oh, 1-1, vabbè, oh, non abbiamo ancora mai perso la prima. Seconda partita contro il Senegal, vediamo un po' che succede. Dai, una vittoria la riusciamo a fare. No, 3-1. E mi sa che anche il terzo tentativo va male. Ma quanto ci mettiamo a passare i gironi, regà? Almeno nelle prime 7 simulazioni voglio passare i gironi una volta. Eccola lì, 3-0 con l'Olanda. Siamo ancora fuori i gironi. Ok, andiamo dentro con la quarta. Ho paura che questo video sarà molto lungo, ragazzi. Ci metterò molte ore a prepararlo. Anzi, a portarlo a termine, perché abbiamo un obiettivo: far vincere il mondiale al Qatar. Che poi nella challenge delle 10 simulazioni col Qatar era andato anche abbastanza bene. Non l'aveva vinto, mi sembra, però eravamo arrivati avanti, quindi, boh, vediamo. Sarà stata quella una giornata fortunata? 2-2 con l'Ecuador, ma ha espulso il nostro top player, Afif. Col Senegal, voglio vincere. Oh, alla quarta simulazione la vittoria la facciamo, anche senza Afif. Oh, 2-0, doppietta di Almoez, dai. Sta a vedere che mo non passiamo perché perdiamo l'ultima con l'Olanda. Sicuro, regà, sicuro. Però con 4 punti forse riusciamo a passare lo stesso. Vediamo. 4-1, pesante. 4 gol subiti per la differenza reti fanno male. No. Non serve neanche la differenza reti. Siamo fuori ancora una volta. Andiamo dentro con la quinta. Qatar-Ecuador, ancora una volta. E ce ne saranno ancora tante, mi sa. Vinciamo con l'Ecuador, finalmente torniamo a vincere. Col Senegal che ha vinto la prima con l'Olanda, quindi bene. 2-2, ragazzi, attenzione. Siamo primi con 4 punti, però se perdiamo con l'Olanda scivoliamo al terzo posto, perché il Senegal vince con l'Ecuador, quindi dobbiamo fare punti contro l'Olanda. Ci riusciremo? Non lo so. No, di nuovo 4-1, non ci credo. No, siamo di nuovo usciti i gironi, ragazzi. 5 simulazioni di fila che usciamo i gironi, ma com'è possibile? Com'è possibile? Vabbè, andiamo dentro con la sesta. Sesta simulazione. Quella di prima era andata bene, quindi questa... Dai, sono fiducioso. 1-1. Il fatto è che l'Ecuador è la squadra più scarsa del nostro girone, quindi se già non vinciamo con l'Ecuador si mette male. No, 3-1 col Senegal. Però mi sento che vinciamo l'ultima con l'Olanda, ragazzi. Passiamo al secondo posto, non so perché. Mi sa di impossibile, non abbiamo mai fatto punti con l'Olanda per ora. E non li facciamo, let's go, anche la sesta simulazione usciamo i gironi. Dai, punto nelle prime 10 a passare il turno. Com'è possibile? Il Qatar era andato bene nella challenge. Oh, giornata sbagliata per il Qatar questa, giornata sbagliatissima. Qatar-Ecuador... Non ce la faccio più, non ce la faccio più. 3-1. Sì, 2-0 col Senegal. Occhio, occhio. Tutte a 3 punti. Raga, dobbiamo vincere con l'Olanda. Ma come facciamo a vincere con l'Olanda? Come facciamo? Crediamoci. Giochiamo in casa. No, 3-1. Anche alla settima simulazione siamo fuori. Questa volta addirittura da ultimi nel girone. Raga, servono 6 punti. Ma come facciamo a fare 6 punti? Si vede che hanno aggiornato le statistiche live e siamo ancora più scarsi di quando avevo fatto la challenge delle 10 simulazioni. Ottava simulazione. Dai. E la cosa assurda, raga, è che non abbiamo manco passato i gironi. Figuratevi poi nella fase di eliminazione diretta. Ecco, 3-2 con l'Ecuador. 1-0 col Senegal, occhio. Però il fatto è che tanto l'ultima giornata è sempre contro l'Olanda. Quindi, cioè, non ce la possiamo fare, raga. No, 3-2, 2 gol li abbiamo fatti ma non basta. Ottava simulazione, indovinate un po' l'esito, fuori ai gironi. Nona simulazione, dai. Dobbiamo vincere la prima con l'Ecuador, per forza. 2-1, ok, ok, ok. Qatar-Senegal... 3-1, abbiamo vinto le prime due, raga. Abbiamo vinto le prime due. Forse passiamo, forse passiamo. Alla nona simulazione. Penso nona. Vabbè, se mi sono confuso con i numeri, comunque a schermo apparirà il numero della simulazione che stiamo facendo. Dai, 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 contro l'Olanda. 2-0, ti prego. Sì, siamo passati finalmente agli ottavi alla nona simulazione. Let's go. Chi becchiamo agli ottavi? Il Galles. Oh, ce la possiamo fare. Dai, per ora è il nostro miglior piazzamento. Vogliamo arrivare ai quarti. No, 2-0 alla nona simulazione. Raga, io mi chiedo come faccia il Qatar a vincere il mondiale. Decima simulazione.
Non possiamo passare due volte di fila il girone, raga. Oh, invece vince la prima di nuovo 2-1. Attenzione, il gioco inizia a premiarci. No, 3-2, almeno un pareggio. Mo dobbiamo vincere. Attenzione, però l'Olanda è ultima con 0 punti, quindi potrebbe bastare un pareggio. Vediamo se la decima simulazione basta un pareggio. Abbiamo vinto con l'Olanda! Incredibile, per la prima volta quindi siamo passati. Seconda volta di fila che passiamo alla decima simulazione. Oh, stiamo ingranando, piano piano. Stavolta agli ottavi l'Inghilterra. Se vabbè, raga. Però abbiamo vinto con l'Olanda, vediamo. Sì, pure con l'Inghilterra. Oh, stiamo migliorando, raga. Gironi, ottavi, quarti. Contro chi siamo ai quarti? Contro la Danimarca. Si può fare, si può fare. Qatar, Danimarca. Dai, 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 dai. No, 3-2 con la Danimarca. Siamo fuori ai quarti, alla decima simulazione. Iniziamo l'undicesima. Tra l'altro sicuramente mi starò confondendo con i numeri, cioè ho detto undicesima, magari siamo ancora alla decima, siamo già alla dodicesima, non lo so, però lo vedete voi a schermo. Undicesima simulazione, Qatar-Ecuador, eccala là, torniamo a fare cacà, eccala là, guardate che chiudiamo con 0 punti, siamo già fuori raga, siamo già fuori. Per la gloria, per la bandiera, niente, 0 punti, bella questa undicesima simulazione, GG, dentro con la 12, Qatar-Ecuador. Non ce la faccio più a vedere sta partita. Ecco, 3-0. Anche il gioco non ce la fa più a farci vincere, quindi ci ha fatto perdere stavolta. Contro il Senegal. Sarebbe un miracolo perché abbiamo perso la prima 3-0. Eccola là. Mamma mia. State a vedere che usciamo di nuovo con 0 punti alla 12esima. 3, 2, 1. 0 punti di nuovo. Mamma mia, ma che è successo al Qatar? Oh, ha superato 2 volte i gironi e mo 2 volte di fila esce con 0 punti. GG. 13esima simulazione. Prima partita, mi rifiuto di dire l'avversario perché l'ho detto troppe volte. 2-0, let's go. Tra l'altro è successo di tutto, Afif sbaglia il rigore. Ok, Qatar, Senegal. Dai, 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 dai. Sì, dai che passiamo, dai che passiamo. Let's go, speriamo, dai, speriamo. Ci abbiamo 6 punti, l'Olanda ne ha 0. Qatar, Olanda, li battiamo, raga. Passiamo con 9 punti alla 13esima. No, però, siamo passati, let's go. Dai, 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 stiamo ingranando. All'inizio male male, sempre gironi, qua ogni tanto passiamo. E vabbè, ottavi contro l'Inghilterra, già una volta abbiamo fatto il miracolo. Niente. 13esima simulazione, fuori agli ottavi. Ci stiamo avvicinando piano piano, raga, piano piano. Sarà una lunga strada. 14esima simulazione. Oh, vabbè, stavamo alternando sconfitte e vittorie, adesso un pareggio. Ci sta. Ci sta, però peccato che l'Ecuador è la più scarsa del girone, come vi ho già detto, quindi non ci sta, perché se pareggi con l'Ecuador, poi ne prendi 4 dal Senegal, mi sembra corretto. E quindi ora serve un miracolo, serve tipo vincere 5-0 con l'Olanda, o alla 14esima simulazione usciamo di nuovo ai gironi. Cosa molto molto probabile, ovviamente. Quindi ancora fuori ai gironi, raga, inizio a patire, cioè patire, non ce la faremo mai, non ce la faremo mai. Siamo a 15! Secondo me entro la 30esima ce la facciamo, perché poi il gioco per pietà ce lo fa vincere, non per altro, perché se no possiamo simulare fino a domani mattina. Numero tondo. 2-1, il numero tondo piace al gioco a quanto pare. Ma tanto dipende tutto dalla partita col Senegal. 3-2-1. Mamma mia che brutto, 4-0 con 3 gol di Mané. E ancora una volta siamo fuori, raga. Non dobbiamo perdere con l'Olanda, ma non la vedo una cosa fattibile. Cioè, io ci provo, ma... però dai, 3-2, niente. Neanche il numero tondo. Ancora fuori ai gironi, dentro con la 16esima. Dai raga, ma nella nostra challenge mi sembra che siamo arrivati 2 volte in semifinale, o forse 1 volta in semifinale. Che sta succedendo? Avevamo preso il trend di partite buono, non lo so. 3-1 con l'Ecuador. Tanto qua ormai è andata pure questa. Se perdiamo la prima è andata. Ah, vabbè, 1-1, ma... no, in realtà con una vittoria passiamo, sì, ma... come lo batti? Come lo batti l'Olanda? Come la batti l'Olanda? Non la batti, raga, è impossibile. Una volta abbiamo vinto con l'Olanda. Oh, sempre 3-2, però non ne posso più. Ma non è possibile che perdiamo sempre 3-2. Niente, di nuovo ai gironi. 1-0. Oh, oh, attenzione. Facciamo la controtattica. Qatar-Senegal, hanno pareggiato alla prima e ci va bene perché ci sono rosicchiati punti. Almeno un punticino. No, non ci credo. Dobbiamo vincere con l'Olanda. Ma come facciamo? Non possiamo vincere con l'Olanda, raga. Non possiamo, è impossibile. Ci è andata per miracolo una volta su 17. Sì, 2 volte su 17. 3-2, siamo passati. Incredibile, pure al primo posto. Mamma mia. Ve l'ho detto, raga, la 17esima è quella fortunata. Contro chi siamo? Contro l'Iran. Oh, non fate scherzi, non fate scherzi. Siamo più forti, cioè non è vero, ma... oh, ancora agli ottavi. No, 17esima simulazione, usciamo agli ottavi. Chi avremmo preso dopo? La Danimarca. Ah, potevamo fare la rivincita. Vabbè, 18esima, dai. Qatar, Ecuador. Inizio a perdere le speranze. In realtà le ho perse prima di iniziare questo video. Ecco, 3-2. Ma chi me l'ha fatto fare di scegliere di fare questo video, ragazzi? Non sapevo che fosse un'autotortura. Qatar, Senegal. Mamma mia. È sempre così, raga. Andiamo bene una volta e poi le 2-3 volte dopo facciamo 0 punti nei gironi. Adesso vuoi vedere che vinciamo l'ultima con l'Olanda che non serve a niente? 2-2, ecco. L'unico punto del girone è contro l'Olanda. Bene. 18esima simulazione.
solito risultato. Non abbiamo vinto il mondiale. Via con la 19esima. Non ci credo. Vabbè, io non ve lo dico neanche più, raga. Secondo me sono più le volte che abbiamo perso con l'Ecuador rispetto che quelle col Senegal. Che non ha senso la cosa, però a noi piace partire male. Però col Senegal quando perdiamo ne prendiamo 4, di cui di solito 2-3 sono di Mané. Siamo di nuovo fuori? Mi sa di sì, anche perché dobbiamo vincere con l'Olanda, anche con tanti gol di scarto. Quindi mi sa che anche la 18esima ci fa ciao ciao. Anzi, forse la 19esima, sì. Pareggiamo con l'Olanda, ma non serve a niente. 19esima simulazione, ancora una volta. Ciao, ciao. Andiamo con la 20esima, che non so se è realmente la 20esima, però nella mia testa è la 20esima. Qatar-Ecuador, 3, 2, 1, 1 a 1. Non dico niente, non dico niente, va bene così. Qatar-Senegal le pigliamo 4 come al solito. Attenzione, attenzione. Forse passiamo. Potremmo anche perdere se loro pareggiano. Dai, ti prego. Non abbiamo nessuno, tutti espulsi, abbiamo giocato in 9 la scorsa. No, 2 a 0, ti prego, ti prego. Sì, sì, siamo passati, hanno pareggiato. Let's go, alla 20esima simulazione siamo agli ottavi. Dai, contro l'Inghilterra. Ma come facciamo contro l'Inghilterra, raga? Come? Spiegatemelo. No, ai rigori, ai rigori. Siamo arrivati fino ai rigori, lì era 50-50. Niente. Fuori agli ottavi alla 20esima. Per ora il miglior piazzamento in 20 simulazioni sono i quarti di finale. Dai. 21esima, il numero di Paulo Dybala. Questo porta fortuna, guardate. Cheat. Insomma, porta fortuna se arriviamo fino a giocare con l'Argentina. Quindi la vedo dura. Qatar Senegal 3 a 1. Boudia, Fafif, Haleidos. Questa me la sentivo, non volevo dirlo per scaramanzia, ma me la sentivo. Ma tanto la situazione è drammatica, raga. Cioè, tutti a 3 punti, partita decisiva con l'Olanda. Questa mi sento una rumba invece. Oh, ma perché? Non è possibile 4 a 3, però cioè facciamo 4 gol. Cioè, facciamo 3 gol e non riusciamo a vincere. Di nuovo i gironi, 3 punti. Non è bastata la vittoria alla seconda. 22esima simulazione. No, 3 a 2. 3 a 2 non ce la faccio più. Questa perdiamo. E infatti perdiamo di nuovo 3 a 2. Dai, perdiamo pure la terza 3 a 2 già che ci siamo. Con l'Olanda che ha 2 punti. E quindi siamo fuori praticamente. Anche se vinciamo 4 a 2. Vabbè, 2 gol li abbiamo fatti sempre. Pensa a te, 2 gol a partita fatti, ma 10 subiti in tutto. Non bene. Quindi 22esima simulazione. Siamo fuori. Qatar, Ecuador. Ancora 3 a 2. Ancora 3 a 2. Vinciamo col Senegal. Secondo me pareggiamo qua. Ve l'ho detto, regà. Mentalismo. 2 a 2. Tutto con l'Olanda. Siamo ultimi con un punto. Potrebbe non bastare una vittoria, che tanto non arriverà perché è arrivata due volte in 23 simulazioni. Ecco, cheat. 23esima volta che non vinciamo il mondiale. Let's go. Numero 24. Qatar, Ecuador. 3, 2, 1. Ce la facciamo. Questa è la volta buona. Cheat. Qatar Senegal 3 a 1. Anche alla 24esima ce ne andiamo a casa. Per correttezza ci giochiamo anche l'ultima per vedere, per ridere in caso di vittoria. Tanto sempre uguali finiscono queste partite, non ce la faccio più io. 25esima simulazione. Dai, vediamo se il giorno di Babbo Natale ci porta regali. Sì, dai Babbo Natale, 2 a 1. Dai, 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 dai. Spero in un pareggio nell'altra partita, così abbiamo speranze. Fa vedere. No, ha vinto l'Olanda. Non bene. Cioè, in realtà, manco male. Vediamo col Senegal. No, ma perché? Ma se dobbiamo perdere, perdiamo 1-0. Non così che si complica tutto. Ci obbligano a vincere l'ultima, che non vinceremo mai. 1-1, ma non basterà mai, raga. Fa vedere. No, per la differenza reti, vedete? Se non ne prendevamo 4, saremmo passati. E vabbè. 26esima. Oh. Ci siamo, 2-1. Forse torniamo a superare i gironi. Forse. Qatar-Senegal, dai ragazzi, un pareggio, ti prego. È la 26esima volta. 1-1, va bene, va bene. Com'è la situazione? 4-2-2-1. Dai, dai, potrebbe anche bastare una sconfitta con l'Olanda. Dai, contro l'Olanda. Potrebbe bastare anche una sconfitta. Di misura. 2-2, dai che siamo passati. Sì, 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 sì. Per la quarta o quinta volta siamo agli ottavi. Incontro facile, ti prego. Ok, Stati Uniti, dai. Contro gli Stati Uniti, regà, si può fare. Sì, ai rigori, ai rigori. Let's go. Abdelkarim, rigore decisivo. Siamo ancora ai quarti per la seconda volta. Contro chi? Non Francia, ti prego. Mamma mia. Ma come la battiamo la Francia, regà? Come? Come? Abbiamo battuto due volte l'Olanda su 26 simulazioni. Proviamoci. Non penso sia umanamente possibile che battiamo la Francia. Però, boh, dopo 26 simulazioni magari facciamo pena al gioco. Regà, 2-1 con la Francia. Almoez e Atem. Impazzisco. Siamo in semifinale. Non ci credo. Non ci credo. Contro chi? O Belgio o Portogallo. Non so cos'è peggio. Ok, Portogallo. Di là c'è il Senegal. Vinciamo col Portogallo. E ti prego, Senegal, batti la Germania, che voglio farcela. Ti prego. Qatar-Portogallo. Raga, non dico niente. Cioè, non passeremo mai. Regà, cosa sta succedendo? 5-1 col Portogallo. Ma gli hanno dato tipo la bevanda di Space Jam al Qatar in sta simulazione. Tripletta di Almoez. Ok,
Ok, stiamo in finale. Spero contro il Senegal. Spero contro il Senegal. No, contro la Germania. Ma come la battiamo la Germania? Però, raga, abbiamo vinto contro la Francia, abbiamo vinto contro il Portogallo. Non so cosa gli hanno fatto al Qatar. Ormai, io ci credo. Tra l'altro vorrei farvi notare la classifica marcatori con Almoez che ha fatto 8 gol in 6 partite. Dall'altra parte però c'è Müller che ne ha fatti 6. Sarà una bella sfida. Proviamoci ragazzi. Germania, Qatar, dai. Ragazzi, cosa sto vedendo? Abbiamo vinto il mondiale? Ce l'abbiamo fatta 5-2, addirittura abbiamo fatto 5 gol alla Germania. Mamma mia, non so quante simulazioni sono passate. A schermo c'è scritto, penso 26. È successo qualcosa di incredibile in questa simulazione. Hanno bevuto la bevanda di Space Jam, non lo so. Abbiamo passato i gironi, abbiamo battuto la Francia, abbiamo battuto il Portogallo, abbiamo battuto la Germania, abbiamo battuto anche qualche altra squadra che non mi ricordo. Ce l'abbiamo fatta, raga. Però il video non può concludersi così. Quindi aspettate un attimo che vado a farvi vedere qualcosa a schermo di migliore per concludere il video. E dunque ragazzi, dopo infiniti tentativi, dopo infiniti fallimenti, finalmente ce l'abbiamo fatta e quindi il video non poteva che finire così. Con il nostro capitano, Alaïdos, che alza al cielo la prima coppa del mondo della storia del Qatar. Detto ciò ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, che finalmente, mi viene da dire, termina, ce l'abbiamo fatta. Se ancora non l'hai fatto, un mi piace, un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto, ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!